azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46 e fammi sapere come aprono le opzioni. Mister Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche. Su RTP. Gli spazzasoldi vanno e vengono con ogni mercato al rialzo. I sistematici, i seri, superano ogni ribasso. Ed eccola la campana del lunedì, sono le 10.05. Sì, ferro azzurro, abbiamo capito. Aspetti, Mister Trend, non l'ho sentita. Ferro azzurro sta comperando allora. Sta comperando, sì, dice. So. Ma che cosa commerciava? Cioè, ferro azzurro era cosa? Chi? Ferro azzurro, ferro azzurro era il nome che avevano dato a, a Michael Douglas, quindi okay. A Gordon Gekko. Quindi era, invece che chiamarlo Gordon Gekko, perché vabbè, non... vedo sempre... Qua vedo, ho visto adesso un link a Pavia, 3 aprile fanno qualcosa, vabbè, vediamo. Cosa fanno il 3 aprile a Pavia? Non so, mi sembra che ci sia Mister Active Trend. Trades, vedo online broker da 2001 a Pavia, vabbè. Stiamo guardando su un sito, c'era la reclam. Sì. E quindi invece che dire Gordon Gekko, che dicevano Ferro Azzurro. E poi sì, un nickname. Un nickname, e poi ama Anacot Acciaio era il titolo, per cui era un... un titolo che stava, che quindi era oggetto di compravendita, ecco, per cui questo è un po' quello della puntata. Se lo amava perché voleva comprarlo. Ovvio, ama perché stava comprando e quindi loro andavano a fare... È un reato, eh? È un reato. È un reato, cioè, sono okay. Finiti tutti in gattabuia, ecco. Ok. Non quindi vabbè, ecco, non so se... Attenzione! Sì, è vero, dici, non, lavoriamo con una sigla di un film che poi sono stati tutti in galera, non so se è bello, però vabbè. No, beh, però è rappresentativo di un mondo finanziario economico senza scrupoli. In galera. No, ah, no! No. Assolutamente no, anzi noi non abbiamo mai mandato in galera nessuno. No, no, mai mandato in galera nessuno. Esclusa la sottoscritta che in galera ci va ogni 2 settimane a registrare oltre il muro, ma questo è un altro discorso. Se per quello anche Mister Trend ha fatto il suo ingresso con i detenuti come formatore. Ma chissà mai, si è che, fatto sì, le, che ci si ritorni. Della zona. Bene. Va bene. Allora, Mister Trend, questo innanzitutto lo ricordiamo, lo spazio di economia e finanza. E state quindi... attenti come investiti che sono affitti in gattabuia, nel senso finale della puntata era quello, possiamo e poi chiudere, ci vediamo lunedì prossimo. Perché gattabuia? Uno dice la gattabuia, boh, vabbè. Ma che i gatti col buio vedono bene. Ah, ecco. È un classico, no? È per quello. Allora, Mister Trend, com'è andata la scorsa settimana economica? Vabbè, abbiamo avuto, questo è bello, il primo giorno ci avevamo aperto con la borsa che stava crollando lunedì, risparata positiva martedì e mercoledì, ma io non capisco, per cui quando uno non capisce, molte volte non fare niente è fare qualcosa nel mercato azionario. Attenzione, questa ci giunge nuova, sì, ma... Io nel momento in cui non faccio niente, perché qualcuno in effetti dice che la prima regola, me l'ho permesso poi così, la prima regola in borsa forse è non perdere. Sembra strano, non è per un approccio negativo o pessimistico rispetto ai mercati. Prima regola, secondo me, è non perdere. La seconda regola è guadagnare. Perché se non stiamo attenti a dove mettiamo le palanche, alla fine che poi se perdiamo troppo diventa difficile. Poi un giorno faremo anche il discorso matematico. Se io ho 100 e perdo il 50, per recuperare da 50 a 100 devo fare il 100% e non più 50. Dolori. No, dici mattina troppo presto? No, va bene. Facciamo... È che il ragionamento è... No, è tanti vero, sì. Non... È matematica, pensa. Ecco. Chi perde non ci pensa. Però se effetti... io ho 100 e perdo il 50%... arrivo a 50, per ritornare al mio 100, dal mio 50 non devo fare il 50, perché se no arrivo a 75, ma devo fare il 100, sono... quindi non perdere ha un suo fondamento importante. La stessa cosa, se perde l'1 non basta che faccia più 1. E fare l'1,1, ecco. Attenzione, deve fare l'1,1, quindi deve guadagnare di più di quanto ha perso. Che il capitale di partenza dopo è più basso rispetto al capitale dove ero arrivato. Simona mi guarda perplesso. No, sì, no, ma perché io in matematica sono veramente oscena. Va bene, il 50% di 100 è il 50. Ok. Il 50% di 50? Eh no, è vero. È 25. Mi manca 25. Un pezzo. Sì. Mi manca un pezzo. Per cui sarebbe 75. Certo. Però vuol dire che sono sotto del 25 da 100. È vero. Sì, sì, no, ma perché effettivamente uno non... È quello che si fa con lì le 3 tavolette, no? Come si chiama? Le 3 campanelle con sotto la pallina. No, è la fregatura della pallina con le 3 campanelle. Sì, è quello lì, è un giochetto. No, questa è un'altra cosa che comunque, vabbè, iniziamo a dare, poi riprenderemo, perché in effetti bisogna stare attenti, ecco, a non perdere, ecco, no?
che è fondamentale. Quindi a volte stare fermi sul mercato può assolutamente sì. Fare quando bene. C'è un po' di... Quando uno non capisce che di può bagar... essere... Che, cioè il fatto che io non capisca non è detto che altri non capiscano, Cioè è una cosa molto soggettiva. Non ho capito. Cioè, il fatto che io magari in questo momento dico non riesco a capire quali possono essere gli scenari futuri è un problema mio. Magari tu fai analisi diverse e hai un'idea molto più chiara rispetto alla mia che può essere più... Nebulosa. Okay. Per cui è molto soggettiva la cosa, non è... Sì, l'analisi è soggettiva. Siamo in tanti sul mercato e ognuno fa quello che vuole. L'analisi di ciò che accade non è matematica, è soggettiva. No, assolutamente soggettiva. Okay. Questo possiamo... Ecco, faccio una piccola osservazione veramente da neofita. Uno pensa sempre che fare qualcosa di finanziario economico sia fare qualcosa di matematico, e invece parlando con voi nell'arco di questi mesi mi sono resa conto che è qualcosa invece di molto più emotivo, barra incostante, barra che dipende da mille varianti, anche un po' psicologico. Insomma, è veramente un mondo dove non è detto che uno più uno faccia due. Sì, matematicamente sì, però per esempio già il provare a leggere quello che accade nel futuro ovviamente non può essere matematico. No, assolutamente no. E cioè, potrei, se andiamo a prendere gli studi, diciamo, di analisi storica di quelli che sono gli andamenti, nel lungo termine il mercato azionario ha ritorni economici superiori al reddito fisso. Tutti fanno azioni? Ok, no, è vero. Per cui probabilmente, cioè, se matematicamente nel giro di 10-15 anni ho comunque un ritorno sui mercati azionari più alto rispetto a un ritorno sul mercato obbligazionario, potrebbe essere quasi una frase scontata dire vabbè, investo in azioni. Certo. Però non tutti lo fanno, quindi non farlo può essere che uno nel momento in cui ha il suo estratto conto e vede che ha messo 100 ed è arrivato a 90, vada in fibrillazione. Dice ma allora, quindi... Cioè quello che matematicamente potrebbe essere una soluzione migliore, adesso non dico di fare il 100% del patrimonio, però sicuramente una parte del patrimonio può essere allocata sul mercato azionario. Se io in effetti apro il conto corrente e vedo che da 100 sono a 90 e mi viene il panico, mi sa che le azioni non mi ci avvicino. No, matematicamente forse era meglio farle. Emotivamente, personalmente, psicologicamente non riesce a gestire. E a questo punto non lo fai. Quindi, ok, sì. No, comunque, come diceva Simona, il mondo finanziario è assolutamente segnato dall'emotività, ma questa emotività ha anche un nome in borsa, volatilità. Ah, effettivamente. Più o meno, no? No, potrebbe essere la volatilità, che vabbè, però la volatilità potrebbe essere, ecco, pensavo che dicevi anche poi, c'è un'altra parola che potrebbe essere bolla, le bolle. Sì, le bolle speculative. Cioè, nel momento in cui un mercato sale, poi quando arriva al punto in alto, che si chiama, è una bolla, quando dicono è una bolla... A quel punto è emotivo, cioè non guardo più potenzialmente cosa vale l'attività su cui sto investendo, ma siccome ormai sono un anno, due anni, sei mesi, non so, che sta andando su come un disperato questo mercato, a un certo punto tutti, è solito il discorso che diciamo all'inizio, apro il giornale, borsa più 3, borsa più 50%, borsa più qui, borsa più là, e vabbè, io che sono l'ultimo dei cretini, vabbè, investirò anch'io. Io che ragiono così, dopo magari un anno, due anni di mercato a rialzo, tre anni, a un certo punto, siccome continuo a sentire, vado al bar e sento parole, ah, io ho comprato, sto guadagnando, ti senti emotivamente una cosa così. Ecco, abbiamo certo. Capito. Ti senti l'ultimo degli stupidi. Se senti l'ultimo degli stupidi, lo dici, vabbè, comprerò anch'io, e compri a qualsiasi prezzo, basta comprare. Certo. Senza più fare un'analisi di, sto comprando una cosa, ma a quel prezzo lì ha senso, non comprare una roba del genere. No, certo. Devo comprare perché altrimenti rimango un cretino. E quel caso, a quel punto va su ancora più veloce, ma rimane una bolla, per cui dopo è chiaro che va su tanto veloce, poi e in quei scoppia. Casi poi crolla, assolutamente. E quindi, cioè, sì, ricordiamoci, ci permettiamo 2001, di dare un suggerimento. Il .com, non lo so, ecco, le famose, .com, scusa, il discorso, quando c'era il discorso delle industrie tecnologiche in America 2000-2001, a un certo punto è una bolla, cioè, qualsiasi cosa, c'era gente che vendeva una... In Italia c'era un'azienda che vendeva abbigliamento... Adesso non mi ricordo più esattamente il nome, ma sono stati furbi e l'azienda l'hanno chiamata tipo un'azienda tecnologica, ok? Quindi sembrava una .com, quindi una delle famose aziende internet. È volata, ma faceva abbigliamento, ok? Per cui sono due passaggi. E quindi il fatto confusa. Che fosse... via, compro. Cosa sto comprando? Non lo so. Basta dai. Che sì, è volata via. E vabbè, insomma, faceva un altro mestiere, ecco. Nel senso, cioè...
come si dice, nobilissimo fare vestiti, certo, ma non era caso... nel settore tecnologico. Esatto, eppure... Eppure ma, scusa, andava su tutto. Scusi, mi state... Quindi quei guadagni sono stati messi a segno? Magari si chiamava bella. Tecno qualcosa. Sì, sì. Bella sta domanda. Cioè, chi ha... chi allora, si sui mercati... Allora, è bello. Allora, dividiamo tra due... Diciamo, allora, dividiamo tra investimento, reddito fisso che porto a scadenza. A quel punto, se aspetto la mia scadenza, io so che ho messo 100 e porto a casa, faccio un esempio, ancora 100 più gli interessi. Non sto a guardare nel durante cosa succede. Benissimo. Sugli altri mercati, e facciamo l'esempio, mercato azionario, e il mercato di settimana scorsa, e poi probabilmente se riusciamo è un argomento che tocchiamo anche oggi, e per esempio il mercato dei fondi comuni, io ho il vero guadagno nel momento in cui disinvesto la mia operazione, però. Ok, perfetto, ci sono. Ok, quindi vuol dire, io non lo so, facciamo finta, l'anno scorso, il 3 di gennaio 2013, ho comprato un'azione. Adesso questa azione qua ha guadagnato il 100%, allora, in teoria, io ho incrementato il mio capitale del 100%, ma finché non la vendo... Cioè, se domani soldo, mi fa... Mi porto a casa i soldi. Asso, se no. Domani mi perde il 50%, I'm sorry. Vuol dire che a questo punto non ho più guadagnato quello di prima. Certo. Sono tutti guadagni ipotetici. Ok. Sulla carta. Finché non... Finché cioè, materialmente non mi vendo i soldi. O disinvesto la cosa. Vendi quello che hai in mano. Chiaro. Certo, certo. Allora, a quel punto ho concretizzato il guadagno. Me li sono portati a casa. Me li sono portati a casa. Ok. Ma finché non faccio quello, in teoria sono così, in pratica no. Reddito fisso, ho il discorso che porto a scadenza e sono sicuro di quello che porto a casa. Mrs. Trend stava dicendo pochi istanti fa, possiamo dare un piccolo consiglio. No, un suggerimento. No? Ma visto che si parlava di bolle speculative, quando cominciate a sentire no, gli amici al bar che vi dicono loro che cosa comprare, a quel punto lì... È il momento di vendere. Vendete tutto, tutto, vendete tutto e rimanete liquidi. Fate l'opposto di quello che vi sì, dicono gli no, amici perché, del bar. Allora, se... Perché un nostro amico... grande operatore di borsa a livello internazionale, ci diceva sempre che, adesso magari è brutto da dire, no, la borsa, senza offesa per nessuno, la borsa non è fatta per arricchire i macellai, perché se tutti si arricchissero con la borsa nessuno venderebbe la carne. Più la carne. È vero, e quindi il mercato morirebbe. Cioè, è un discorso diciamo quasi sociologico, cioè certo. È giusto che comunque tutti abbiano un'allocazione dei loro risparmi sui mercati. Però quello che è io che uno che opera in borsa fa quello di mestiere. Il macellaio potenzialmente mi deve, il macellaio come il barista, il fruttivendolo, il parrucchiere, non so, tutti quanti, e il droghiere. Anche il giornalista fa il suo mestiere e potenzialmente poi investe, ma è una cosa tranquilla, fra virgolette. Certo. Perché se no, se tutti guadagniamo una palancata di soldi in borsa, potenzialmente perché devo vendere la carne quando guadagno più dall'altra parte? Esatto. E quindi non vendo la carne, non vendi la frutta, non vendi il pane, non vendi la droghiera, non c'è il droghiere, c'è più nessuno e dove vanno? Il mercato muore. C'è stato chi ha lasciato l'attività, eh? No, ma se uno, ci sono tanti, se uno... Io penso che poi ognuno, questa è una cosa personale, poi probabilmente vedremo qualcosa, perché nel giovedì 3 aprile a Pavia ci sarà una persona che verrà a raccontare la sua esperienza di lavoro come trader, quindi uno che per mestiere compra e vende sui mercati azionari, che con performance molto interessante. Quello poi, fra virgolette, è il solito discorso, come io ho visto alcuni suoi articoli o che è scritti, Simona. Io non riuscirei a scrivere come scrive lei. Che facciamo? Lei scrive, io non scrivo. Simone, possiamo brava. Mica fare tutte le stesse cose. Cioè, se io riuscissi a scrivere come lei, potrei anch'io fare quello che fai te. Nel momento in cui non riesco a scrivere, evito di scrivere. Certo. Me lo fa una ragione. Cioè, dico sempre... No, non dico sempre no perché non posso dire. Cioè, c'è un mio amico al mercoledì che mi raccontando quando lui va in giro nelle classi che dice sempre ai ragazzi, lui che pesa tanto, dice io peso un quintale più di un quintale, non farò mai il fantino, me ne faccio una ragione. Certo. Cioè, mi possono piacere i cavalli ma non andrò mai su un cavallo al galoppo, cioè lui non può mai andare su un cavallo al galoppo, perché se no a San Siro vedere questo da correre, il cavallo povero diavolo non è che non va forte, è che questo gli spacca tutto. Cioè, certo. E, bisogna cercare un po' di... E idem per il mercato. Se uno in effetti riesce a operare sul mercato, ha la serenità, forse la prima regola,
ha la serenità del lavorare in un certo modo sul mercato, può fare, invece di fare il mestiere di prima, cambia e si mette a fare un altro mestiere. Certo. Assolutamente. Bisogna provare. Sì, emotivamente ti devasta. Ecco, cioè, c'è chi comunque richiama all'attenzione questa cosa, emotivamente ti devasta. Perché, cioè, penso perché che il macellaio viva molto più tranquillo. Assolutamente sì. Assolutamente questo non ci piove. Sì. Viva con lui e magari i giornalisti un po' meno per l'ansia della pubblicazione, ma sicuramente insomma il mondo dell'economia non è per tutti, ecco. Io per esempio non farei mai, giusto perché vedere crescere e abbassarsi il capitale magari di un'altra persona che io sto gestendo mi fa andare in panico, dico io in mano i soldi e i risparmi di una persona che magari ha sudato tantissimo per arrivare a darmi i suoi risparmi. Poi c'è gente che ha talmente il pelo sullo stomaco, come sentivamo nei giorni scorsi, che se ne scappa con il capitale e quindi lì è un altro discorso molto più ampio. Giustissimo quello che stai dicendo, però facciamo un passaggio oltre. Perché ti deve venire l'ansia, e questo qui serve a chi ci sta ascoltando, perché ti deve venire l'ansia se il capitale di quella persona sta diminuendo, se prima di far fare l'investimento hai parlato con quella persona e gli hai detto guardi che questo investimento può andare incontro a questa situazione, le va bene? Sì, no. Se sì, e il sì non è un sì strappato ma è un sì convinto, la persona di cui tu stai gestendo i soldi è consapevole di quello. Sereno lui, serena te. Sì, fino a che punto questa è consapevole importa... fino in fondo? No, attenzione, ecco, questo è... Allora, adesso poi troveremo, magari se riesco nelle prossime puntate, a trovare qualcuno ecco, che non faccia ecco, la parte di gestore o di analista, come abbiamo sempre chiamato, bisogna trovare qualcuno che fa il consulente o il promotore, perché a questo punto... settimana scorsa abbiamo parlato dei fondi comuni, sì. Abbiamo fatto una prima fase, una prima introduzione sui fondi comuni. Io in effetti mi ero messo un appunto poi anche per oggi, se vediamo sì. Che allora, tra chi sottoscrive il fondo comune, avevamo detto che ci sono poi le SGR oppure hanno altri nomi comunque, e la società che gestisce i capitali, quindi io metto i soldi in questo fondo comune e poi io non decido se loro comprano il BTP a 3 anni piuttosto che il BTP a 2 anni e mezzo o 3 anni e mezzo. Queste scelte, o nel caso azionario, se comprano Fiat piuttosto che Generali, piuttosto che qualsiasi altro investimento. Queste scelte le fanno all'interno, diciamo, la società di gestione come cappello. Poi, ovviamente, la società di gestione è formata da persone che per mestiere fanno i gestori, quindi scelgono dove allocare i nostri risparmi. Perfetto. Però, tra la figura del risparmiatore, investitore, sottoscrittore, e la società di gestione, scusate, c'è in mezzo un'altra figura, direi fondamentale, che lo chiamiamo, che può essere il consulente, che può essere il promotore perché è quella figura legata a una società che distribuisce i fondi comuni, che è il dipendente della banca che in quel momento mi sta facendo la consulenza e mi colloca il prodotto. Cioè questa figura in mezzo è fondamentale. Torniamo a quella famosa parola che non so se esiste, no? Asset allocation. Avevamo parlato con il direttore marketing di GSTL, a quei tempi lo chiamava, cioè, il giardinetto finanziario, ai tempi ecco, si usava questo termine all'interno delle reti di distribuzione, cioè io ho 100 il mio capitale, come lo suddividiamo? E questa è molto importante, questa analisi non la fa il sottoscrittore barra risparmiatore assieme al diciamo consulente barra promotore, ecco, a prescindere da questo. Non lo fa la gestione arrivano dei soldi e pensa a cosa comprare e vendere. Per cui questa figura è fondamentale perché va incontro a quello che dicevi te. Okay. Cioè se io promotore sto... non so cosa vuoi dire. Se io promotore guarda. Faccio un lavoro fatto bene, riesco con il tempo, conoscendo il mio cliente e stando veramente sereno e professionale nel fare la mia... diciamo consulenza o gestione dell'asset allocation del cliente, a capire se per te un investimento azionario va bene oppure no. Certo. È un lavoro difficile, è un lavoro di responsabilità, è chiaro che se poi le mie scelte di consulente sono legate più a un tornaconto mio personale rispetto che al tuo, e a quel punto allora forse sì, sono una persona col pelo. Okay. Ma se io lavoro serenamente con te, perché tu discorso dici a me fa... paura a vedere l'oscillazione, benissimo. Però un conto è dici tu hai 100 e allora esageriamo e metti 100 su un titolo azionario, perfetto. Ma se tu hai 100, io ti dico va bene, facciamo una cosa, proviamo con 5
e questo 5 lo mettiamo su un fondo azionario, non so, statunitense, sì. Allora capisci che se tu a questo punto del tuo 5, non so, hai perso il 20%, sì, o stai perdendo il 20%, ma lo perdi sul 5. Tuo capitale, lo perdi su 5, quindi stai perdendo 1. Che teoricamente, che 1 su 100, che è il tuo patrimonio, è l'1%. Okay. Magari il resto prendi il 3% su 95, quindi prendi il 2,70. Vabbè, quest'anno avrai invece che il 2,70 è l'1,70, ma comunque è comunque guadagnato. Certo. In un approccio del genere, forse anche tu a questo punto vuoi dire, beh sì, forse a questo punto posso avvicinarmi anche al mercato azionario. Okay. A questo punto io, se fossi il tuo consulente, sto cercando di portarti magari su un mercato dove può avere senso andare. Ma ti sto portando gradualmente, ti faccio provare e lo faccio in modo tale di non crearti un'ansia tale per cui, cioè, hai 100, ma no, vabbè, un'asset allocation è giusto, 50 azioni, 50 reddito fisso. Vabbè, no. Se è la prima volta, se non sei, no. Se io ti metto il 5% per iniziare a provare sul mercato, dove ti dico, comunque, se prendiamo un mercato azionario, non è che vai a zero. Certo. Non è che mi fallisce il mercato azionario. Mi fallisce il titolo, ma non mi fallisce un mercato. Sì. Per cui comunque tu a zero non ci andrai mai. E a questo punto poi vediamo come va. Che secondo me potrebbe essere l'asset allocation giusto per la Simona, conoscendola. Beh, sì, no, perché sì, lei è da reddito fisso, sì, però quel piccolo puntino di brivido lo vorrebbe. Devo dire che Mrs. Trend c'ha un occhio avanti, ragazzi. Pochi. Cioè, la persona che gestisce il mio conto in non banca, diciamo nome e cognome, no. Ecco, diciamo, non diciamo forse neanche, non sappiamo se è in banco, dov'è, no. Ok? Non mi ha mai fatto una proposta del genere, quindi da oggi in avanti io farò un contrattino a Mrs. Trend. Fai un contratto di consulenza con Mrs. Trend e che... Questa si chiama sensibilità. È certo. Sì, a proposito del fatto che il mercato azionario davvero non è solo 1 più 1 fa 2, ma è tutta una serie di componenti non da poco come quelle che abbiamo appena sottolineato. Sul mercato, adesso che abbiamo fatto una puntata diversa e quindi poi lo riprenderemo, sul mercato ci sono, da un po' di anni mi sembra ci sono delle figure che per esempio stanno facendo, che fanno per mestiere esattamente quello che ha fatto Mrs. Trend. Cioè, lei non ti ha detto, io lavoro per questa società e quindi ti faccio sottoscrivere un prodotto della mia casa, come concetto, certo. Ok, della mia azienda. Ci sono delle figure che sono proprio consulenti indipendenti, per cui loro ti fanno un'analisi di asset, ti possono consigliare alcuni fondi, azioni, ma vengono pagati poi non con il guadagno... che loro hanno nel momento in cui tu compri una cosa dell'azienda che io rappresento. Certo. Mi paghi una commissione per il lavoro, come se uno andasse, che ne so, da commercialista, da avvocato, da, certo, da quello che... Cioè, ti faccio un'analisi, mi dai, faccio un simbolico, 1 euro per l'analisi. Poi tu con i tuoi soldi vai nella banca, nella dove ben detto vuoi, voglio e voglio comprare questo e questo. E quello, per cui è una figura nuova... Personalmente io lo preferisco perché nel momento in cui tu sei legato a una società e sì, sei obbligato a vendere i prodotti di quella società. Certo, sì, certo, assolutamente sì. Infatti è una delle cose che comunque secondo me il consumatore incontra spesso, cioè va in banca magari a chiedere un consiglio, gli vengono consigliati i prodotti bancari della banca. Sì. E ovviamente invece magari uno dice no, ma io volevo... Non so, capire, fare qualcosa di diverso, non lo so, capire insieme sì. Che cosa. Ma ci si rende conto ovviamente che chi è seduto dietro una scrivania probabilmente prende una percentuale anche su quella vendita e quindi a questo punto propone il prodotto di cui dispone, ecco, tutto qui. L'hai detto te, per cui non l'ho detto io. No, l'ho detto io. Mi prendo la risposta. No, assolutamente vero. È semplicemente spiegare, visto che siamo all'interno di una trasmissione che si occupa di education, quello che una persona può trovarsi davanti quando arriva in banca. Cioè è capitato a me, è capitato a tutti, vado a chiedere un consiglio e il consiglio che mi arriva è l'investimento della banca su quel prodotto. Io poi sono più fortunata, nel senso che la persona che cura i miei interessi mi ha anche detto altre cose, e ne sono grata perché evidentemente è più meno strumentalizzata di altri e quindi mi ha detto guarda potresti fare questo quest'altro, non descrivendomi solo un prodotto bancario, uno tra l'altro. Cioè se io voglio fare l'asset allocation come ci insegna Mr. Trend devo sapere almeno 3 tipi di investimento diversi, assolutamente, per esempio. No, quindi... sì, è fondamentale.
è fondamentale. E capire anche il mio grado di rischio. Da questo punto di vista devo dire che la banca a cui appartengo ormai da millenni mi ha sempre detto che quanto vuoi rischiare, che cosa vuoi fare. Quindi insomma qualche cosa mi è stato chiesto ed è già una buona cosa nei confronti. Attenzione, adesso ci sono vari documenti da compilare, esatto, sì, prima di sottoscrivere tutto, per cui insomma rispetto al passato si è un po' più accorti e il legislatore sta un po' più attento che non succedano certi casi. Poi è chiaro che se... Adesso non ho portato il giornale, purtroppo sono, perché c'è delle cose importanti. Chiaro che se poi la vecchietta di Totani investe su titoli argentini... Ai ai ai. Mi sa che c'è qualcosa che non funziona. È stata mal consigliata. E vabbè, l'hai detto te, lo dico anch'io perché è giusto dirlo. Attenzione, certi prodotti... economicamente rendono di più per chi, certo, li colloca rispetto ad altri, certo, cioè quindi non stiamo a scoprire l'acqua calda. Per chi li colloca, per chi li colloca, non per chi li sottoscrive. Quindi non per non per il consumatore, no, attenzione. Per chi si dice sì, si li colloca, volgarmente se diciamo li vende forse si capisce di più, sono sinonimi, insomma. Per cui questa figura in mezzo è un mediatore e di conseguenza anche lui, povero diavolo, deve stare al mondo anche lui, deve campare, certo, anche lui, c'ha famiglia, c'ha figli, San Valentino deve fare gara anche lui la moglie e prende percentuali diverse rispetto, e prende percentuali diverse, non è che tutti i prodotti sono pagati nello stesso modo, no, certo. Lo affronteremo nei prossimi giorni, per cui non lo vuole dire, no, è chiaro, io no, un prodotto monetario più tranquillo ha un ritorno per tutti escluso quel discorso del investitore più basso rispetto a far sottoscrivere un prodotto azionario. Certo. Quindi. Per quello che quando ti dicevo prima, nel momento in cui io come consulente promotore guardo quello che secondo me poi comunque dobbiamo fare tutti, perché se sono cieco e lavoro sul contratto e non sul cliente, secondo me ho vita breve, o spero solo nella fortuna. Ma come dici te, allora, spero nella fortuna vuol dire, chiaro, che se torniamo al tuo caso, poi basta che sono qui la di sulla privacy varamengo. Se tu hai 100, io ti faccio fare 50 reso fisso e 50 azioni e spero nella fortuna, quindi ho lavorato contro la tua emotività, non me ne è fregato nulla, compri azioni, facciamo finta 1 gennaio 2013, al 31 dicembre 2013 tu sei contentissima perché il mercato azionario è salito, per cui tu sei contentissima, io però sono andato contro, per cui ho provato a giocarmela in fortuna, sono stato fortunato, può essere che in quel caso salti un po' il meccanismo che tu dici, ah però hai visto, stavo sbagliando, hai visto Mr. Strand che bravo che è stato? E a questo punto può essere che tu cambi idea su di me. Ok. Però probabilmente di fondo la tua motività c'è sempre, perché, certo, è andata bene e il mercato è salito, ma se fosse sceso... Esatto, quindi io ti dico, allora mi devo fidare di Mr. Trend oppure no in questo caso? È chiaro che io che sono il consulente a quel punto vengo a fare banca, però, certo, vengo a fare banco però, certo, perché ha visto la scelta che abbiamo, certo, fatto, che si è arrivata giusta, è vincente, e tu non mi puoi dire di no, no. Se sei fatta il 20%, opla, di là magari hai fatto il 3%. Quella è un po' fortuna. Quella è fortuna, perché comunque... Io devo partire dal presupposto che sento che posso essere, poi come Mr. Trend sono geneticamente favorevole al mercato azionario. Chiaro, devo spiegare cos'è. Certo, devo, okay, mettere nella condizione il cliente di sapere tutto su quello che sta per andare a comprare. È sempre un mercato a rischio, sempre. È un mercato che ha, facciamo una frase diversa, facciamo un sinonimo. È un mercato con oscillazioni. Ok, sì, ok. Che si, perfetto, traduce in rischio, perché se va già... E certo, non va bene. Allora, no, fa parte. Non esistono mercati azionari tranquilli. Certo, certo. Chiaro che se devo andare sul intrinseco mercato... intrinseco della parola, no? Certo. Adesso non me ne vogliono i canadesi. Dalla borsa canadese o dalla borsa statunitense, senza offesa, a meno che non devo fare... io andrei su quella statunitense. Certo, okay, certo, allora, certo. Perché ho meno rischio lì che non dall'altra parte. Allora, Mr. Trend, noi in realtà abbiamo, come dire, un po' sì, scompigliato sì, la scaletta. Sì, vabbè, quindi vabbè, questa scaletta ce la teniamo, sì, per la prossima volta. No, adesso vediamo. Adesso, sì, perché teoria ci doveva essere una puntata telefonica che erano impegnati, quindi non gli è potuto fregare meno di parlare con noi. Va bene, nel senso, ci ricorderemo, calma, che non, ci ricorderemo che non gli fregava niente, per cui va bene, pazienza. Ecco. Per cui no, adesso ecco, vediamo... Con, questa è una cosa invece che è sempre molto disponibile con Jean-Luc Gatti, sì, di Asso Gestione. Adesso vediamo, ecco, se settimana prossima o proprio sotto salone quando fare l'intervista con lui, perché ecco,
è ben disponibile a parlare ed è contento di parlare con noi in nostra trasmissione, perché fa sempre piacere. Quindi lo lasciamo come suspense per i nostri ascoltatori. No, okay. Ricordiamo che ci sarà il Salone del Risparmio. Il Salone del Risparmio dal 26 marzo al 28 marzo. Dove? A Milano, e poi adesso non diciamo tutto, perché poi la via non la so dire, per cui la farò dire a Gianluca Gatti, perché okay, non ho ancora imparato come si pronuncia la via. Dove c'è la Bocconi, comunque. Perfetto. Allora, all'interno pochi... della Bocconi. All'interno della bellissimo, proprio. Bellissima esposizione. Sì, 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 sì. E ci saranno tutti, tutti no, però... Beh, comunque ci saranno tanti, sono più di 100 espositori. Delle per cui società comunque... di gestioni, per cui il piccolo risparmiatore può andare a vedere che cosa ognuna propone. Cioè, adesso non dico che cioè, facciamo sono, è, una, so, è una fiera, no? Certo, certo, certo. Non certo. Facciamo il copy and call dell'anno scorso, la prenota dell'anno scorso, però secondo me, ecco, un giretto un direi giretto. Che fa sempre bene, eh? Allora, Mr. Trend e Mrs. Trend, grazie come sempre di tutto cuore. Noi torniamo naturalmente lunedì prossimo, sempre a partire dalle ore 10, con Mr. Trend, i consigli di economia e finanza da Radio Ticino. Ricordiamo a tutti coloro che sono in ascolto che questa puntata ritorna questa sera per chi ci sta ascoltando stamani, quindi lunedì a partire dalle ore 22 circa sarà possibile riascoltare i consigli di Mr. Trend, è possibile riascoltarli entro il pomeriggio praticamente attraverso il sito www.mrtrend.it. Grazie davvero di cuore a tutti voi e alla prossima, Mr. Trend. A lunedì prossimo. Buon trend a tutti, dai. Sì, perché no? Sigla. Ferro Azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46. E fammi sapere come aprono le opzioni. A quanto le Anacot Acciaio? 5 3 quarti 6. 2.000 su. E le vendo 2.000. 2.000 Anacot. Mr. Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche. Su RTP. Prima lezione in affari, non essere emotivo per la borsa, ti annebbia il giudizio. Anacot Acciaio, che ha chiuso a 51 e un ottavo.